giornate pianissime, sto facendo un po' il giro dell'Italia per fare tutte le date con gli in-store, le date magari delle radio, però è bellissimo, cioè non è stancante a livello mentale quanto veramente fisico perché sto dormendo pochissimo. Mi ha iniziato a far male il polso sinistro a caso, invece il polso destro che sono, io scrivo, non sono mancina, scrivo con la destra, quindi a caso, vabbè. Ma a me sembra che sia passata un'eternità da quando c'è stata la finale, per la verità, invece non è passato neanche chissà quanto, saranno 3 settimane, non so. E i primi giorni sono stati tutti nuovi, cioè ti direi nuovo, perché è una realtà completamente diversa, sia rispetto ad amici, sia rispetto a quello che vivevo prima, no? È tutto completamente nuovo, ma è quello per cui ho vissuto 8 mesi in quella casetta, no? Cioè, il mio obiettivo, quello che voglio fare nella vita, è quello che sto appunto iniziando a fare ora. Quindi sono tutti un po' un caos, un vai di qua, vai di là, però è bellissimo perché vedo finalmente le persone che durante quegli 8 mesi erano dietro gli schermi. E ho la possibilità di vederli, di ringraziarli, di scambiarci 2 parole. Quando sono entrata da amici, ancora ero un po' un'incognita di me stessa, cioè ancora non sapevo bene che cosa avrei fatto. Non sono entrata qua fissandomi degli obiettivi, dicendo io devo fare questo, questo e quest'altro. Sono entrata qua dicendo io voglio fare questo nella vita. Facciamolo, iniziamo, no? Poi le cose si creano da sé, no? Sono però contenta di aver lanciato il messaggio perché mi arrivano certi messaggi, mi dicono che è bello che esca fuori la tua leggerezza, la spensieratezza, che è un po' quello secondo me che per adesso sta alla base della mia musica, della mia persona, perché comunque 18 anni sono giovane ed è bello che la mia musica rimanga comunque leggera. Poi avrò ancora tanto, tanto da crescere, tanto da sperimentare, tante cose da scoprire, però diamo il tempo al tempo. Un po' mi porto dietro tutto quello che ho fatto, anche perché io proprio come persona non mi sento una persona nuova, mi sento comunque la stessa persona un po' di prima, con un po' di consapevolezza in più magari. Cioè, se prima proprio ero fuori da questo mondo, adesso comunque mi sto accorgendo che posso farlo effettivamente. Cioè, ho le persone a cui io magari piaccio che mi dicono ci sei sul pezzo, no? E quindi avere questa piccola consapevolezza in più non guasta. Ma un po' sì, un po' no. Cioè, sapevo che le persone viaggiavano tanto, che è un mondo dove viaggi e vai in posti diversi di continuo. Poi adesso c'è da dire che essendo comunque uscita da amici, è ancora di più rispetto al normale. Cioè, poi è estate anche, no? Tra radio, festival e cose varie, è veramente tanto. Non mi ero mai immaginata come sarebbe potuta essere questa vita. La sognavo, ma non mi ero mai immaginata effettivamente nel pratico come sarebbe stato. Però è ancora forse meglio di quello che mi potevo immaginare. Ti dico sinceramente, io quando abbiamo fatto uscire il primo disco, cioè il primo inedito, no? Che è il Miratouché, avevamo chiesto quando sarebbero usciti gli altri inediti, no? E ci avevano detto che l'ultimo inedito sarebbe uscito praticamente in semifinale. E io mi ero detta, ah, ciaone allora, no? Nel senso, lo vedrò proprio col binocolo. E invece è successo, e quindi quando raggiungevo dei traguardi, no? Dei piccoli traguardi, mi dicevo, bello guardarsi indietro e vedere che cosa io pensavo prima, pensavo all'inizio di questo percorso. Cioè, sono cambiata tanto, è cambiato veramente tanto. Quindi è proprio bello ritornare un po' al passato, fare un flashback, no? Io l'ho chiamato Sara appunto perché, come appena detto, penso sia il primo biglietto da visita che fa un artista, no? Quindi sono un po' io quest'album sostanzialmente, sono 6 canzoni che hanno 6 mood comunque tutti diversi l'uno dall'altro, non sono uguali e non hanno lo stesso proprio, cioè sono 6 canzoni diverse che però racchiudono un po' la mia personalità, la mia persona, hanno tutti degli aspetti che io ho nella mia vita, ma in generale sono accomunati dalla leggerezza, come ti dicevo comunque anche prima, no? Cioè, il mio mood è un po' vivitela senza pensieri, cioè non farti troppe paranoie perché io me ne sono fatte tantissime, nonostante abbia 18 anni. Comunque, me ne sono fatte veramente troppe e certe volte è meglio non farsele.
Ma tanto, ma comunque ci rimangono, cioè non è che sono andate via completamente, no? Oh, non è così facile buttare via tutti i pensieri che c'hai in testa. Però d'altro canto ho imparato che vedere sempre il lato negativo non fa bene, no? Certe volte devi anche vedere l'altra parte, no? Cioè che cosa c'è di bello? Perché io ero una che tende, cioè io sono una che tende molto a giudicarsi in negativo, a vedere tanto gli aspetti negativi della mia persona, no? E mi hanno fatto vedere che effettivamente non ci sono solo quelle parti, ma ci sono tanti aspetti positivi che io magari escludevo, non ci facevo caso. Ed è utile magari concentrarsi su quelli positivi. Poi quelli negativi comunque mi servono, cioè mi serve essere autocritica con me stessa per crescere, però a volte è troppo. In generale io sono abbastanza pro alle critiche, cioè anche quelle negative, nel senso penso aiutino tutte a crescere come persona, come artista, perché sapere alle persone cui non piaci il perché non gli piaci penso sia importante per cercare di comunque migliorarsi. O comunque crescere, cioè in qualunque caso. Il fatto della mia genuinità, ok, ce l'ho fatta, della mia semplicità. Cioè mi piace il fatto che venga fuori che non sono una persona montata, sono una persona abbastanza semplice. Sono rimasta la Sara di 8 mesi fa comunque, però con una visione del futuro un po' diversa, no? Con un po' più di consapevolezza, come dicevo prima, meno autocritica, però mi piace che appunto le persone, quando mi incontrano sugli store, mi dicono: tu hai vinto per la tua semplicità. Ti posso dire Lorella, perché comunque è stata la persona che ha creduto in me dall'inizio e le devo veramente tantissimo. Mi ha aiutato un sacco in questo percorso avere una persona che ci crede dall'inizio, quando effettivamente non avevo fatto ancora nulla. E vederla poi fiera di me alla finale per me è stata incredibile. Comunque anche dopo il percorso ci siamo ancora sentite, ci siamo viste, quindi non... È una persona che ci tengo a mantenere presente nella mia vita. Ma magari, guarda, qua c'è un po' di spazio, secondo me si può aggiungere. Se dovessi scegliere una collaborazione tra quelle? Tra queste? Ah, eccola, guarda lì in alto. Ah, Dua Lipa. Dua Lipa, di cui ho anche la maglia addosso. Sì, c'ho la maglia addosso, un nuovo album. Sì, no, con Dua Lipa. Dua Lipa è una delle artiste forse che seguo di più. Quindi è proprio un sogno fare una collaborazione con Dua Lipa, sarebbe un sogno. Faccio ancora un bel po' di date degli in-store, si sono aggiunte anche altre date. E poi avrò tutti i festival delle radio, che sono gasatissima, cioè penso sia incredibile perché ricanto davanti a un pubblico ma all'aperto, non ad amici, quindi sono gasatissima. Ne ho fatto uno per adesso che è stato il Future Hits ed è stato incredibile. Anche perché poi sei su quel palco dove poi vanno i grandi artisti, cioè i grandi artisti del panorama di oggi, no? E quindi anche la fortuna di conoscerli magari dietro le quinte. Ci stiamo lavorando, quello assolutamente, non lo nascondo. Stiamo lavorando su nuovi pezzi, però ancora di fissato non c'è ancora niente.